L'Unione dei Comuni PESUM Alto Cilento tra i 10 finalisti della selezione per la Capitale Italiana della Cultura 2024. Arrivano anche le congratulazioni del presidente del Parco del Cilento Valdodidiano e Alburni, Tommaso Pellegrino. Mi congratulo con l'Unione, con il presidente Franco Alfieri, con i sindaci e amministratori degli 11 comuni interessati e con la struttura tecnica per l'eccellente risultato raggiunto nell'entrare a far parte dei 10 progetti finalisti candidati a Capitale Italiana della Cultura 2024, ha dichiarato con orgoglio Tommaso Pellegrino. Confermo, ha anche aggiunto, l'assoluto sostegno del parco nelle successive fasi del percorso che porterà alla scelta definitiva. Tale straordinario risultato è una ulteriore conferma, ha detto ancora Pellegrino, dell'enorme patrimonio di testimonianze storiche e culturali che possiede il nostro territorio, che si unisce alla grande bellezza delle nostre risorse naturalistiche. Questa formidabile sintesi di elementi antropici e naturali costituisce la quintessenza della nostra area protetta ed è alla base dei prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali che il parco sta conseguendo negli ultimi anni. Occorre anche sottolineare un aspetto: qualche anno fa i comuni di Padula e Teggiano nel Valdodidiano si candidarono nello stesso momento, ma in modo distinto, per diventare Capitale Italiana della Cultura. Furono entrambe bocciate. L'unione fa la forza, la divisione invece no.